Una bella serata all'insegna del divertimento, del bere e mangiare, il tutto accompagnato da musica a tema, scelta intorno ad una delle più antiche bevande alcoliche del mondo, la birra. Da un'idea del centro di aggregazione giovanile polivalente, Casa della Musica, in collaborazione con le birrerie Macondo, Gatto Rosso, Agorà, Chidra e XXL, con il patrocinio del comune di Ostuni assessorato alle attività produttive, è nato Andando per Birre ad Ostuni, un tour birro-gastronomico abbinato a diversi generi musicali. Il tour è un viaggio che parte dalla zona artigianale di Ostuni, dal Macondo, per poi passare al centro storico della Città Bianca, al Gatto Rosso, all'Agorà e al Chidra. Tappa conclusiva del tour, l'XXL. L'evento, fortemente voluto dai locali che aderiscono all'iniziativa, ha avuto inizio giovedì scorso. Prima dell'inizio della serata abbiamo incontrato Cosimo Epifani, uno dei gestori aderenti all'iniziativa. Un'iniziativa unica perché siamo riusciti comunque a mettere 5 locali simili, a metterli insieme, farli fare qualcosa che dia un po' di vita a questa cittadina. Praticamente noi abbiamo fatto un abbinamento birro-gastronomico con musica di qualità. Si parte dal Macondo con una birra e una blanche per poi proseguire Gatto Rosso con una pils, una birra italiana all'Agorà, una birra danese, la Bjorn, al Chidra, per finire con una beggia di alta gradazione ovviamente all'XXL. Abbiamo voluto dare anche un'attenzione a quello che è il discorso proprio della birra, cioè partendo da gradazioni basse per arrivare a quelle più alte, proprio perché vogliamo fare un discorso proprio veramente culturale della birra. Non è una serata, specifichiamo, che serve per ubriacarsi, serve per imparare a gustare birra. Che cosa verrà abbinato alla birra questa sera? Beh, ogni locale ha fatto il suo abbinamento. Noi al Macondo abbiamo fatto una blanche de Brabant con una stuzzicheria molto delicata, carpacci di manzo, con dei formaggi e poi abbiamo abbinato jazz perché il Belgio, l'Olanda è in un certo senso la patria del jazz. Poi gli altri locali abbineranno chi un primo, quindi stiamo facendo un aperitivo per arrivare a un dolce. Dobbiamo anche ricordare che sono nate delle pagine social. Andando per birre ad Ostuni potete cliccare mi piace e andare a vedere poi quali che saranno gli abbinamenti dei prossimi giovedì. Perché la scelta del giovedì? Ma perché il giovedì comunque è un giorno della settimana un pochino più morto, in cui possiamo cercare di far convogliare un po' di gente in Ostuni, anche dai paesi limitrofi. Io vi auguro sia l'inizio di una serie di iniziative che toccano il mondo della birra. La birra ormai è la bevanda per eccellenza dei giovani. È un connubio che si è creato, insomma, insieme a queste 5 birrerie. Ragazzi, insomma, si ritrovano la notte per progettare le serate, poi li vediamo anche nelle foto di Facebook. Insomma, è bella questa iniziativa che ha aggregato i locali e i ragazzi che li gestiscono. Io sono convinto che i ragazzi saranno felicissimi di passare queste serate insieme. Del resto, lui ha nominato le birre che stiamo per bere. È passato dalle migliori birre europee alle splendide artigianali italiane, cioè c'è il meglio della birra che stiamo per mettere sul piatto, sul territorio. Andando per birre ad Ostuni tornerà nei prossimi giovedì, il 30 gennaio, 6 febbraio, per concludersi il prossimo 13 febbraio. L'inizio alle ore 20:30.